Siamo a Livorno con Silvia Cortinovis. Oggi apre in città, qui in Piazza 20 Settembre, la libreria di libri rari, usati e vintage. Ci vuoi spiegare un attimo come ti è venuta quest'idea e come funziona questo progetto? Allora, io mi sono laureata a Firenze in scienze archivistiche e biblioteconomiche e ho lavorato per 17 anni per due librerie, una di libri antichi a Bologna e una di libri antichi usati a Verbania, sul Lago Maggiore. E niente, ho provato a mettermi in proprio, insomma. E niente, questo progetto è praticamente io ho ritirato dei libri. Diciamo da due biblioteche principali, che sono una di Serendipo, che era un'associazione culturale a Bologna, che è tuttora attiva ma che ha avuto un centro studi solo per un paio d'anni, che si occupa di Asia, Africa e Medio Oriente, e invece un'altra biblioteca che è di Ciro di Conza, che era un bergamasco, che praticamente si occupa principalmente di storia e di storia delle religioni. Ho deciso di mettere assieme queste due biblioteche per poterle rivendere a delle persone interessate, perché comunque, essendo tutti i libri comunque tendenzialmente fuori catalogo, così è un sapere che può essere ridiffuso. Ma ecco, è aperto a tutti, nel senso se qualcuno vuole vendere dei libri antichi, come funziona? Allora, dunque, io ritiro biblioteche, sì, e diciamo dipende da che cosa una persona vuole offrire, io eventualmente appunto valuto poi Ecco, l'acquisto. come libri vintage, cosa intendete? Allora, come libri vintage intendo ad esempio libri un pochettino più particolari, che sono rari, degli esempi sono questi. No, che sono stati fatti in poche copie e non sono più disponibili da tanto tempo e niente, insomma, hanno ovviamente poi dei temi particolari, insomma, quindi non sono esattamente libri usati come ad esempio, non so, i gialli o cose così, ecco.